Buonasera, approfittiamo di questa Pasqua un po' insolita, perché pensate, quest'anno cade di domenica, per inaugurare una serie di video, una serie che potrebbe durare un video, in cui affrontiamo delle questioni sociali, mettiamola così. Oggi parliamo dell'espertismo. Cos'è l'espertismo? È un termine che ho inventato adesso. E che serve a indicare l'attitudine di molti, ultimamente, soprattutto tra i più giovani, per la quale si tende a biasimare chiunque provi ad esprimere un'opinione su qualunque tipo di materia, ricorrendo in questo modo ad un argomentum ab autoritate al contrario, nel senso che l'argomento c'è cioè l'appello all'autorità. Argomento spesso fallace, si tende a individuare un'autorità o comunque un ente, una persona a cui si attribuisce una certa autorevolezza, una certa autorità in un argomento, e quindi ogni affermazione di questo ente sarebbe per definizione corretta e giusta, a prescindere, che è un sillogismo. Cioè, se A ha un'autorità. Qualunque cosa dice A è giusta, A dice X, X è per forza giusto. Qua si fa il contrario, cioè se tu, non avendo nessun genere di autorità e autorevolezza, due termini che possono sembrare simili ma non lo sono, in questo campo non hai nessun genere di competenza, non puoi parlarne, assolutamente. Perché se lo fai dici sicuramente una cazzata, quindi è l'appello all'autorità al contrario. E già è un po' che ne parlo anche di questo. Però non è questo di cui parliamo oggi, parliamo appunto di questo espertismo. Spesso le persone che fanno proprio questo discorso dell'espertismo tendono sempre a tirare fuori come primo argomento la medicina, cioè se uno non è laureato in medicina, non ha i titoli, non può mettersi a fare consulenze mediche, ci mancherebbe, è giustissimo, è un reato, tra l'altro. Ma è un'estremizzazione che serve a dare forza al proprio argomento. Ma non è valida, perché qui stiamo parlando anche della vita delle persone, nella salute, no? Ma poi ci mancherebbe quando si tratta appunto di salute, di sicurezza, tipo parlare di ingegneria, non lo so, edile, quando si parla di palazzi o di ponti che potrebbero cadere, va bene, ci si rivolge ai tecnici, è giusto che sia così. Però questo concetto viene portato poi all'estremo, appunto, e a tutti i generi di argomenti. Quando invece si tratta, ad esempio, di politica e di economia, la politica e l'economia, e quindi la politica economica, interessano gli aspetti della vita di ogni singolo cittadino, sia come individuo che come collettivo, quindi un cittadino nella società. Non si tratta di tecnicismi, ma sono cose che ti riguardano e sempre ti riguarderanno. Quindi, se i ragazzi di oggi si stanno allontanando sempre di più dalla politica, è anche tra gli altri per questo motivo. Siccome non si sentono abbastanza preparati su un determinato argomento, delegano qualcun altro che è sicuramente più esperto e quindi a loro delegano tutto. Però in questo modo cosa succede? Queste decisioni vengono prese quindi delle decisioni che però poi avranno effetto direttamente o indirettamente sulla loro pelle, senza che si possa dare nessun indirizzo politico a queste persone. Come invece si faceva una volta, quando c'era più interesse nella politica da parte dei cittadini, che ce n'era di più qualche decina di anni fa, penso che sia innegabile. Spesso si sente dire quando gioca la nazionale, ah, siamo un paese di 60 milioni di allenatori, ma viva Dio, significa che c'è gente che si interessa, magari il 99% sono cazzate squipedali, però significa che c'è gente a cui interessa, è appassionata. Quindi qualcuno segue la nazionale. Se si dice questo significa che tanta gente è interessata. Preferisco, sinceramente, sotto questo ragionamento, mille volte un bifolco che mi viene a dire delle cazzate sul MES, piuttosto
piuttosto che un ragazzo, un giovane laureato che mi viene a dire: ah, non ho gli strumenti per giudicare. Perché nel primo caso probabilmente gli strumenti non ci sono anche per una base culturale, quindi mancanza culturale, e magari per delle fonti un po' bislacche, utilizzo di fonti un po' bislacche. Nel secondo caso mi fa arrabbiare perché gli strumenti ci sono, ce li hai, gli strumenti ce li hai, ma decidi di delegare, come dicevamo prima, qualcun altro perché ognuno dovrebbe parlare solo di ciò che gli compete. Questa, signori miei, è la dittatura dei tecnici. State già chiedendo in molti, mi permetto di usare voi, però qualcuno sta già chiedendo l'abolizione del suffragio universale, sinceramente mi fa ridere, quando dovrebbe far arrabbiare. Capisco che magari un po' per scherzo, ma qualcuno scherzando dice un po' la verità, per la propria opinione, sulla propria opinione. Ma tra un po', a questo punto, portando anche in questo caso all'estremo questo concetto, prima o poi chiederete anche l'abolizione del voto, perché comunque spesso sento dire che i cittadini non hanno la capacità di capire, di affrontare determinati argomenti, che questo è proprio l'antipolitica. Qualcuno preferirebbe farsi governare perennemente dai tecnici, che sicuramente faranno il bene della tecnica, ma non del popolo. Questo termine molto sfumato su cui potremmo poi fare una lunga discussione, che comunque è mutevole nel tempo, nel suo contesto, perché bisogna contestualizzare, anche questa è una parola molto importante. Poi comunque in tutto questo mi piacerebbe sapere perché nel mio lavoro, che io faccio il grafico, quando dico che non si devono usare mille font diversi o un determinato tipo di font non è adatto per la lettura, nella mole di testo, oppure che non si elimina la sillabazione nei blocchetti giustificati, sono tecnicismi che però, appunto, io essendo tecnico lo so e tu cliente magari non lo sai se ti affidi a me perché hai bisogno di uno che faccia il suo lavoro. Però perché quando io dico queste cose mi viene detto: ah, a me piace così? Significa che allora forse è solo una questione di punti di vista, certi punti di vista. Quando hai un determinato punto di vista, no, è giusto, deve parlare il tecnico, tu non hai le competenze, quindi è inutile che ne parli, oppure sei un provocatore. Però quando sono io il tecnico, adesso non voglio fare un discorso personale, però ho notato in determinati campi, quando c'è un tecnico non viene ascoltato, penso magari anche qualche mio amico giardiniere, perché la risposta del cliente è che a me piace così, oppure addirittura una volta ho anche sentito: io pago e tu fai quello che ti dico io. Quindi magari è anche solo un problema di punti di vista. Con questo penso di aver chiuso, non volevo fare un video lunghissimo, la questione. Piacerebbe sapere l'opinione, la vostra opinione, ai miei innumerevoli spettatori, probabilmente uno, escluso me stesso, ho anche compreso me stesso, non lo so. E niente, e questa è la giornata. Arrivederci.